Da poco tempo a Roma hanno fatto una nuova pista ciclabile, o comunque hanno continuato il famoso GRAB, grande raccordo anulare per le biciclette. E oggi vi voglio far vedere il risultato di queste piste, che sono sotto gli occhi di tutti, perciò consigliano, usate la bicicletta perché a Roma ci si può andare. Questo è uno dei punti più cari a me, vicinissimo a uno stop che non viene mai rispettato e avete l'attraversamento sia pedonale che ciclabile tutto in uno. Cordolo di protezione al momento non esiste più, sono rimasti semplicemente i buchi a terra, tutti i buchi sono saltati, hanno tagliato i bulloni, il cordolo non è che l'hanno portato via, ma una parte è qua, un'altra parte è qui e la restante parte si trova anche qua dietro, cioè un po' è stato nascosto, disseminato e qualcosa è stato portato via. Proteggeva praticamente le biciclette da coloro che, arrivando con lo stop e girando a tutta velocità, potevano prenderle in quest'angolo qui. Ci hanno speso i soldi, l'hanno messo, ci hanno fatto la segnaletica e questo è il risultato. Pista ciclabile che è anche attraversamento pedonale e qua c'è l'altra parte. Guardate qui che fine ha fatto una parte del sistema. È una cosa che fa schifo. Guardate qua, radici, erba. E questa è la famosa pista. Io sto percorrendo a piedi, tanto rischio non ce n'è. Biciclette non le vedi manco pagandole. Il problema qual è? Come fai a rispettare una cosa che non ha neanche l'aspetto di una pista ciclabile, bensì semplicemente un qualcosa di dipinto per terra che fa schifo? Cammini sulla pista ciclabile, poi è questo, perché la gente ci butta anche l'immondizia. Questo è un attraversamento di pista ciclabile, guardate quanto è pericoloso se ci pensate. Attraversa un'altra strada a grande percorrenza, infatti vedete, questo sarebbe attraversamento pedonale, nonché strisce pedonali, e giustamente anche i monopattini la utilizzano. Considerando che è nuovissima questa ciclabile e ovviamente basata su nuove tecnologie, vi faccio vedere quanto è bastato poco per far sì che queste nuove tecnologie, che dovrebbero proteggere i ciclisti, non fanno altro che fargli far male. Qui entro già in una ciclabile che non è grandissima, c'ho quest'angolo sporgente che sta messo così, adesso non so manco se si può rimettere dritto, si poteva rimettere dritto se non ci fosse stata la monnezza che lo bloccava. Stesso discorso, questa è spaccato, questo sporge così, qua ci sono i pezzi di qualche incidente, giustamente che fai? Li butti sulla ciclabile. Qua hai tutti i cordoli di protezione, poi la gente fa le curve senza guardare, o forse li hanno messi male, non lo so. Succede questo, guardate qua a terra, bulloni ultra resistenti completamente piegati che tenevano su i cordoli che non ci sono più. E qua la ciclabile, anche qui era protetta, guardate. Io adesso ve li faccio vedere, ma non si vedono proprio benissimo. Tutti questi bulloni tagliati, eccetera, erano tutto il cordolo protettivo che era stato messo qua fino ad arrivare qui. Arrivava qua, proteggeva tutto e tu in curva eri protetto. Perché i cordoli non ci sono più? Perché questa è una curva pericolosa dove la gente stringe. Allora considerate che hanno smontato, a forza di montarci sopra, sti cordoli che erano di protezione e anche molto solidi. Figuratevi che cosa gli poteva succedere a un povero ciclista. A un certo punto la pista ciclabile, come dicevo, si interrompe. Tu vai nella direzione più importante, Lungotevere, Trastevere, eccetera, ma loro ti obbligano a girare. È fantastica. Chi l'ha concepita è un genio. A un certo punto arrivi qua. Questa sarebbe la strada che dritta per dritta si chiama Via Marmorata. Ti porta nelle zone turistiche per eccellenza o viceversa, le zone turistiche porta qua e tu arrivi qui, oltre che è stata cancellata, hanno rifatto le strisce ma non ci hanno messo la banda rossa per la ciclabile, che invece qui continua. Ovviamente la gente non si ferma manco se la paghi oro, e a un certo punto tu sei obbligato a andartene da lì, arrivare qua, riattraversare, geniale sta cosa, e rientrare praticamente su una ciclabile
che porta da un'altra parte. Cioè tu dici, oh, vado in centro, bene, seguo la ciclabile perché mi hanno consigliato di prendere la bici a Roma, sono costretto ad andare verso Testaccio, verso Ostiense, perché è così. Dove cacchio porta sta ciclabile? Questo è il problema. È proprio un progetto fatto con le chiappe, scusatemi il termine, però se io volessi andare dritto non ho più ciclabile e mi attacca al cacchio. Si è rivelata un vicolo cieco, perciò piuttosto che tornare verso la Portuense, andare comunque fuori Roma, io voglio andare al centro. Ora vado a prendere la ciclabile di qua, che non porta nello stesso posto, perché questa ci portava a Trastevere, a Porta Portese, questa ci porta al Circo Massimo. Nel frattempo la gente è spaesata, vedi, cammina ovunque con i monopatti. Seguiamo invece questa ciclabile che va al centro di Roma e la prima cosa che c'è da notare è che fa schifo, ma schifo brutto. Guardate che situazione che si trova giustamente il turista, colui che la usa. Qua vi ricordo che c'è la famosissima situazione della fermata dell'autobus con i secchi dell'immondizia. Questo fa abbastanza sorridere. Ovviamente non c'entra niente con la ciclabile, ma questo ti fa capire come a Roma non funziona una mazza. È anche bello vedere la situazione bordo strada, perché da una parte trovate sempre una buca o zozzeria o rami caduti. Lungo strada la situazione è quella che è. Qui trovi birre, qui trovi una transenna atta a chiudere non so cosa, pezzi di cose per terra, pezzi di mattoni o marmo, non so che roba è qua sulla ciclabile, che giustamente basta che uno ci cammina con monopattino, scusate che lo scansa almeno, e succede un dramma qua. È una cabina elettrica che credo non funzioni più dall'anni 30. Qui c'è un palo che si sta sgretolà completamente. Percorso un bel pezzo di ciclabile da laggiù fino a qui, a un certo punto ricompare il famigerato cordolo protettivo, che qui è tenuto molto meglio perché la gente in teoria non ci potrebbe parcheggiare, invece ci parcheggia la macchina. Allora, né diciamo nell'infrazione, diventa una protezione per il cordolo, come vedete, che ti spiega che la bici col rosso non può passare. Allora la bici che fa giustamente cambia strada e se ne va dall'altra parte. Adesso attraversiamo la ciclabile, ci troveremo sto signore che sta a fare una bella manovra che non so dove deve andare e che non ci permette di passare. Ecco, non bastano le foglie, non basta la sporcizia, non bastano i rami. Ma che fai? Ce la butti una bella busta di monnezza proprio al centro della ciclabile. Questo è l'emblema della città. Ma chi la pulisce sta ciclabile? Ci sono foglie di alberi che sono morti 20 anni fa e ancora stanno qua. Carta igienica per chiappe, zozzeria assortita. Poi voi mi direte, ce n'è uno ogni morto di papa e ciclista, come in questo caso. Ovviamente quando arrivi in un punto di incrocio così dove non si capisce niente, che fai? Ci lo metti in bel motorino proprio in mezzo alla ciclabile, un motorino che se tu qua lo prendi, perché vedete già la restringe tanto, qui c'è il marciapiede, magari si fanno pure male. Volevo sottolineare che questo tipo di striscia qua, che io ci sto camminando sopra, con la pioggia diventa estremamente scivolosa. È scivolosa per le mie scarpe da running, ma è anche scivolosa per gli pneumatici di una bici, specie quelli sottili. Altro incrocio con la ciclabile e qui siamo in pieno centro a Roma, perciò ci dovrebbe essere la famosa eccellenza della ciclabile. Questo me voleva mettere sotto perché giustamente sto a passare a cor verde, ma lui deve fare una manovra proibita. Lo so, a Roma tu devi chiedere scusa pure a quello che sta a fare la manovra proibita mentre tu passi col verde. Il cordolo è saltato perché qualcuno, facendo questa curva, sparato, l'ha preso pieno e l'hanno lasciato così. Questo sarebbe il verde di Roma, una buca dove una volta c'era un albero, mo ci cagano dentro praticamente, però funziona ed è corretto solo davanti alla FAO. Ciao! Se guardiamo di là verso la FAO è tutto ben tenuto, da sta parte fa cagare. E più andiamo avanti e più capiamo che sta ciclabile non c'ha né capo né coda. Quali sono le alternative per questa ciclabile, al di là dei tubi che escono dal terreno e non si capisce il motivo? O vado di là dove c'è la vecchia ciclabile, quella che cammina sul marciapiede, e c'è pure il semaforo da ciclabile che poi mi porta in teoria sull'Appia Antica, vedete, infatti c'è un ciclista che arriva da là, oppure devo passare per forza di qua,
stare attento, considerate a questo cordolo grosso di materiale di pietra e dei tubi che sbucano dal terreno, cioè capite, ciclabile, muro, semaforo, cordoli, tubi che sbucano dal terreno, altri tubi che sbucano dal terreno, poi per fortuna là il semaforo non sta proprio in mezzo alla ciclabile, ma qua è proprio in mezzo. Poi ci hanno buttato un po' di catrame, perché giustamente quando hanno scavato e fatto sti tubi poi hanno richiuso, nessuno ci ha riscritto niente. Io provo ad arrivare qua e se non casco per terra e mi ammazzo, passo. E dall'altra parte continua la ciclabile per il centro. Vedete, nessuno va sulla ciclabile perché non ci si riesce, diventa un casino. Circo Massimo, ciao. Circo Massimo qui alla mia sinistra, ciclisti che vanno, come al solito, si è tutta deformata perché l'hanno colpita. Questi sono stati pagati veramente a peso d'oro. Voi immaginate quanto può costare un modulo di questi tra installazione, spazio e tutto quanto. E qua mancano uno, due, tre, come dico sempre, il degrado progressivo, perché, ciao, è progressivo perché quando se ne stacca un pezzo è più facile staccarne un altro. Sopra i marciapiedi di una delle zone turistiche più belle di Roma, raccordo Circo Massimo, Colosseo, Palatino, tutta la parte dei fori imperiali, che te devi ritrovare sul marciapiede sta monnezza. Costa di più? Non lo so, io non faccio il tecnico. Se hanno optato per quei cosi di plastica che si staccano subito, non lo so, ci sarà stato un motivo. Però questi sono ancora interi e qua non puoi in teoria, ciao, non puoi in teoria andare verso il Colosseo perché la ciclabile non ci va. Te può inventare quello che vuoi, però la vedete, la gente è costretta a camminare sul marciapiede del Colosseo e camminando sul marciapiede riesce dal Colosseo ad arrivare qua. Se io dovessi seguire la ciclabile dovrei fare questa strada che non mi porta esattamente al Colosseo, ma mi porta volendo a Piazza Venezia. Poi da Piazza Venezia riesco, passando per i fori imperiali, ad arrivare al Colosseo. Ovvio che allungo tantissimo, però seguo la ciclabile. Basta che uno apra gli sportelli e automaticamente sulla ciclabile te trovi un ostacolo. E considerate che questa è a due corsie. Questa strada una volta non era percorribile dalle biciclette. Giudicate voi la velocità delle auto che passano. A Roma poi ruba, ammazza, mena, spacca, tutto quello che vuoi. Ciao! E cioè a Roma, come vi dicevo, potete fare qualsiasi cosa, ma non tirate fuori una fotocamera nei momenti di quotidianità, perché la gente a quel punto sta facendo qualcosa di poco regolare e sente la sua privacy invasa. Ricordatevi sempre, a Roma puoi fare tutto, ma non filmare la gente che magari parcheggia male, che magari corre. È molto importante la sicurezza stradale perché chiunque può essere vittima e questo non è per portare sfiga, anzi, però è per sensibilizzare un po' la situazione. Lì la persona disabile che vuole fare una passeggiata preferisce questo piuttosto che il marciapiede, dove lì non potrebbe passare. Vedete, gli hanno messo delle scale, poi saranno temporanee, non ti permette di passare scale per una manifestazione che si è tenuta al Circo Massimo. Questo è lo spazio riservato ai pedoni. Considerate che una persona normale forse ci passa. In alcuni casi, quando si fanno gli eventi, bisognerebbe sincerarsi che quello che viene utilizzato non vada a ledere la normale attività di Roma, a parte qua il cane che ha fatto i bisogni. Cioè non è possibile che una scalinata impedisce l'uso del marciapiede e ti spinge per forza sulla ciclabile, che per fortuna al momento non è utilizzata, ma che in qualsiasi momento chiunque potrebbe metterti sotto. Non è possibile neanche passare qui. Siamo costretti a camminare sulla ciclabile. Addirittura questa scala va dentro la ciclabile perché il marciapiede si stringe e già fa schifo di suo, pali, alberi, eccetera. Qui c'è un'altra tipologia di cordolo di protezione, addirittura pavimentato. Se ci sono delle biciclette e tu ci cammini sopra, puoi stare tranquillo e anche attraversare la strada, perché poi ci sono un sacco di attività turistiche. Ma questa ciclabile a un certo punto finisce. E dove va? Qui ti mettono il cartello che la ciclabile diventa condivisa con i pedoni. Ma c'è qui la ciclabile? Dov'è? La mia domanda è, ok, ma hanno detto che posso salire sul marciapiede. Dove vado? Dov'è la pista ciclabile? Io voglio andare in centro, là.
E dove devo andare? Dove posso attraversare? Vorrei andare in centro usando la bicicletta. Mi si è interrotta la ciclabile, lì non c'è nulla che la collega. Io a questo punto volevo capire dove andare. Vedete, i ciclisti a un certo punto spaesati, guardate proprio la faccia delle persone spaesate che non sanno dove andare, si sono fermate. Allora, qui qualcuno va in mezzo alla strada, lì aspettano il semaforo per attraversare, vediamo se ci riescono, perché altrimenti, vedi, qualcuno fa una strada alternativa e si trova praticamente contromano. Qualcuno si è fatto male laggiù, spero non una bicicletta. Guardate, stanno praticamente in una situazione di stallo. Addirittura la signora è scesa, non ci hanno capito più niente. Guardate, loro vanno di qua, vediamo che percorso seguono. Loro adesso cercano di tagliare la strada a tutte le macchine sparate che arrivano, e gli altri ciclisti cercano di imboccare questa via qua, che difficilmente sarà che gli permetta di arrivare in centro senza troppi rischi. Guardate, addirittura questi con i bambini. Io adesso faccio il percorso post ciclabile, tutti hanno seguito la ciclabile e mo dove vanno? E noi andiamo dietro. Guardate là i bambini che aspettavano. Qualcuno è dubbioso, e se vado qua sopra dove vado? Non si sa. Allora vado giù, costeggio la destra e vediamo un po' se riesco ad arrivare al centro. Ti trovi bloccato praticamente ad aspettare l'autobus, bambini, turisti che per la prima volta vengono a Roma, si trovano in una situazione drammatica. Io attraverso perché è pericolosissimo, qui si stringe, vedete, bici si stringono, l'autobus non riesce a ripartire perché nessuno lo fa partire, niente, ce la fanno. Guarda, questa parla al telefono. Oh, meno male, va, qualcuno si è mosso a compassione e fa ripartire l'autobus. Però io vado addosso, bici che sfreccia e sorpassa perché è un abitué, e tutti i ciclisti che cercano di ripartire senza essere messi sotto. Venite in centro con la bici, dice il comune, prendete le nostre belle ciclabili, affittate le bici, perché Roma è una città a misura di bicicletta. E infatti, guardate, adesso hanno bloccato il flusso di auto perché giustamente qui non potevano andare da nessuna parte, perché parte della carreggiata è occupata da macchine parcheggiate. Ciao! E qua parcheggio regolare. Tutte queste macchine parcheggiate che bloccano metà della carreggiata fanno sì che se c'è pure una bicicletta quella rallenta tutti. I turisti fanno un briefing per capire, ma ci conviene andare in bicicletta per Roma? E tanti mezzi pubblici faticano a passare su una strada che dovrebbe essere il doppio più larga. Ciao! Niente, sono rimasti lì, cercheranno di capire che cosa fare. Ecco i ragazzi con i monopattini sui San Pietrini in due. Bella ragazzi, altri monopattini, le famose golf car, che forse sono il male minore a sto punto. Qua se passi con la bicicletta o c'hai 26 occhi o sicuramente fai una brutta fine. Dal Circo Massimo, avventurandosi in uno dei più grossi imbuti di Roma e pericolosi, ciao! Grazie anche a te. Dicevo, avventurandosi in uno degli imbuti peggiori di Roma, vedete, con le bici, per andare in centro, perché poi da qui vai a Piazza Venezia, piano piano ce l'hanno fatta. Ma qual è sto cacchio di percorso secondo il quale tu dovresti andare per Roma? Vi conviene andare sul marciapiede, cari ciclisti, perché qua in mezzo alla strada con le bici affittate da Bici e Baci, secondo me durate poco. Non è per cattiveria, guarda, quella retromarcia mo li prende. Le auto sfrecciano dietro, guarda che liscio. Sono costretti a stare in mezzo alla strada per le auto in doppia fila. Guardate che situazione, traffico sostenuto, auto in doppia fila, ciclisti che camminano in mezzo alla strada. Qui è sparita ogni forma di pista ciclabile, infatti cosa succede? Che tutte le biciclette si arrangiano a modo loro. Monopattini in mezzo alla strada, monopattini parcheggiati, bici che camminano ovunque, e ovviamente questa grande cosa che aveva suggerito il comune si è andata a far benedire. Siamo praticamente arrivati sotto al comune di Roma, dove in teoria io sarei dovuto arrivare con la bicicletta facendo una bella pista ciclabile. Qui hanno abbandonato monopattini, qua grazie alle buche di Roma
gli è saltato tutto al monopattino di il gruppo di ciclisti anche dall'altra parte disperato cerca di capire quale strada prendere per arrivare da qualche parte. No. Questo è uno dei passaggi pedonali più incasinati a Roma, perché qua siamo al comune di Roma e io vorrei andare su per capire effettivamente se l'idea della ciclabile è un qualcosa che può funzionare a Roma. Però sapete cosa succede? Guardate qua, polizia che casino sul casino, non so che devono fare. Le famose scorte del nulla, guardate. Due volanti che bloccano la strada perché devono passare. Senti qua. Vai, vai. Devono passare macchine su macchine. Chissà quale politico sarà che dovrà passare a tutta velocità, altrimenti magari qualcuno può dire qualcosa. Poi ovviamente nel traffico intoppato di Roma cercano un'alternativa, guardate, ormai se sono toppati là, puoi mettere tutte le sirene che vuoi, ma non passi. Comune di Roma, andiamo a vedere su, magari ci diranno che non possiamo manco fare le riprese sulla piazza. Qua sulla piazza del comune, con la replica della statua di Marco Aurelio, perché non è quella originale, però i turisti ci si fanno tutti la foto, felici e contenti, pulitissimo, vedete? Mentre abbiamo visto una Roma sporca, qui c'è l'AMA 24 ore che va avanti e indietro e con un sacchetto e un camion raccolgono magari un rifiuto che sta per terra. Perciò che potenza c'è dal punto di vista di pulizia per avere un camion dedicato all'intera piazza. Poi ci sono i cestini, c'è tutto. Lì c'è una carta, tocca diglielo. Considerate una carta in tutta la piazza, a Roma non si è mai vista. Cestini sempre puliti, a Roma non si sono mai visti, perché questa è la faccia di Roma che dovrebbe però essere riportata su tutta Roma. Le ciclabili sono solo un esempio e tra l'altro vi ho portato le migliori, le ultime, quelle fatte, che stanno praticamente in centro. Cosa succede? Che in una programmazione sbagliata delle cose tu fai una ciclabile fino a un certo punto e poi ti ritrovi che si interrompe e non porta da nessuna parte. Un vicolo cieco. Fatemi sapere se volete una continuazione di ciclabili. Già avevo fatto un video in una ciclabile periferica dove, oltre a essere uno scempio, era successo pure un incidente. Ci sono talmente tanti pezzi di ciclabile, perché non sono uniti tra di loro, che sono uno peggio dell'altro, e più si va in periferia e più va a peggiorare. Qui fa piacere vedere che c'è un investimento almeno per presentare bene questa piazza. Piccolo suggerimento: se venite qua su al comune di Roma, perciò al Campidoglio, c'è un bel affaccio dove spesso vengono i turisti per vedere gratis i fori imperiali o parte di essi. Guardate qua, si vede veramente bene, vi mettete qua tranquilli, vi guardate tutti i resti da questa parte, poi vi fate il giro dall'altra parte e andate a vedere il restante, perché lì bisogna salirci. Però intanto questo è gratis e qualcuno si è imparato a tirare le monetine sopra qui agli archi, mai capita st'usanza, però giustamente tra qua e là sotto è pieno pieno di monetine.